l'altro tiro sul ferro da parte di Visintin, il rimbalzo di Ferrari, pronta a correre college dall'altra parte senza neanche mettere il pallone a terra. Il Ligo si gioca già senza pause, Ferrari senza mettere la palla a terra alza la parabola sul ferro, è il più lesto di tutti a seguire il suo rimbalzo, fuori per il tiro da tre di Fragonara, bomba, 5-0 college dopo un minuto e mezzo. Atti fronteggiato da Cecchi, pick and roll tra lui ed Innocenti, si torna dal numero 9 che va a concludere di mano destra senza che stavolta la difesa possa far nulla, anche un pizzico più veloce della palla nel tentativo di ributtarla verso un suo compagno, la consegna direttamente ad Innocenti che si protegge con un braccio, va a chiudere di mano destra e segnare. Inizio, Innocenti a ricevere, scambia con Pugliatti, c'è Cecchi su di lui, ancora long two per Pugliatti, mandato a bersaglio con estrema facilità e grande pulizia con un ultimo quarto da oltre 30 punti segnati nonostante i 47 di Cagliani dall'altra parte. Adesso Innocenti a sfruttare l'extra pass e a volare sul ferro per la prima giocata, 8-6, 4 per Pugliatti, 4 per Innocenti, pick and roll con Ferrari che prova a rispondere dall'altra parte, va ad appoggiare segnando. Borgomanero potrà beneficiare di Gito e Lunetta, riceve in maniera profonda Loro che si alza e va a piantare, ma Riccardo Attademo, che pure tanto prezioso è stato nel cammino compiuto da Borgomanero fin qui. Innocenti da tre, assaggia a referto, Ferrari raddoppiato, triplicato, trova uno scarico per Loro dall'angolo da tre, a segno anche lui, si sta alzando già clamorosamente di livello questa sfida, che non trova neanche il ferro, si spizza al rimbalzo quanto basta perché la palla finisca nelle mani di Fresno che viene stoppato contro il cambio di Salvioni, riceve ancora D'Amelio, prova ad alzare la conclusione Mancina, scambiano Attademo e Cecchi, lo stesso si apre per ricevere, pick and roll con D'Amelio, sceglie però anche lui di andare sul fondo, alza una conclusione abbastanza difficile e complicata che però finta partenza a mano destra verso il fondo, Malle viene in coglie, va contro la difesa di Lumena che recupera e scatena Visintin a tutto campo per la prima giocata della partita di Matteo Visintin. Messaggio chiaro però da parte della panchina del College Basketball che lascia sul parquet i giocatori che erano presenti. A dispetto della fatica, si gioca praticamente ininterrottamente da una settimana, solo la Stella ha avuto, entrambe hanno avuto sì un giorno di riposo, nel frattempo altra giocata di Visintin, cade il pallone, il più lesto di tutti a recuperarlo è D'Amelio, Ferrari a tutta velocità riesce a tenere il contatto, mine Ferrari, Innocenti in qualche modo proprio per Visintin, tiro da tre, si allunga la striscia, la penetrazione di Cecchi, non serve il taglio di D'Amelio, va a mettersi in proprio, però ancora una volta balzo di Innocenti, prova ad alzare il ritmo come nelle sue corde la Stella, bel taglio di Visintin, finta, alza l'arcobaleno, Bioni con una posizione molto profonda senza riuscire però a controllare il possesso, allora Broggi dall'altra parte alza la parabola, tecnico che era inevitabile per lui. Rimbalzo di Innocenti, prova a correre la Stella, Visintin è un giro avanti a tutti, conclusione di secondo tempo, quindi riesce Borgo ad uscire vittorioso da questa situazione difensiva ed evitare che il vantaggio della Stella torni a dilatarsi, Ferrari con una giocata di grande mestiere viene stoppato però da Innocenti, i preziosi sul parquet con tante giocate apparentemente invisibili ma efficaci per la sua squadra e quindi merita probabilmente più facile non solo della sua sfida ma forse della sua finale. Borgo già dall'altra parte, Cecchi col tiro da tre dall'angolo, precisa forse pure perché la palla gli può essere scivolata dalle mani, Innocenti è già pronto nell'angolo col tiro da tre, bomba di Emanuel Innocenti, Fresno, Salvioni, Pugliatti ed Innocenti, Fragonara per Ghigo senza pensarci, il canestro è da due, Ghigo allora sui due lati del campo, dall'altra parte a tutto campo, Fragonara con un passaggio bellissimo per Cecchi, Visintin, il blocco di Salvioni, la palla finisce nell'altro angolo, il tiro da tre di Innocenti, secondo per Salvioni, grazie Roberto a bordo campo, altra bella ricezione di Cecchi, si cambia il lato scendendo il blocco di Salvioni, Visintin ribalta però proprio per Pugliatti che attacca la linea di fondo, si protegge e va a concludere, manderanno in lunetta ogni volta gli avversari da questo momento in poi, Innocenti con un terzo tempo balzato che poi di mano sinistra di prendere un tiro da tre che non diventano complete, Fragonara, c'è Pugliatti su di lui, cambio, tira da tre, Fragonara, bomba, tripla del playmaker che diventa il terzo uomo in doppia cifra con 11 punti, dall'altra parte Visintin, da facile per il rimbalzo offensivo, relativi due punti di Riccardo Salvioni, Pugliatti con la stoppata su Ferrari, allora a tutto campo per Fresno, stoppato a sua volta da Loro di Pugliatti, la Stella prova a rifiatare, più 4 e palle in mano, supera Pugliatti il centrocampo,
blocco di Salvioni, Pugliatti però con l'arresto e tiro solo il fondo della retina per Fabrizio Pugliatti. Innocenti sulla linea di fondo, ribalta per Pugliatti, tiro da tre, a segno Fabrizio Pugliatti. Linee esterne per l'attacco piemontese, Fragonara accoppiato proprio con Pugliatti, prova ad attaccarlo, alza la parabola, arresto e tiro, altri due per Fragonara. Fantastico palleggio di Visintin, lo scarico subito per Pugliatti, l'ha stato colpevolmente solo, sono tre bombe in fila, però stavolta c'è tanta responsabilità di Cecchi, il blocco di Lumena, Visintin nell'angolo per Rapini che prende il tiro da tre sul secondo ferro, rimbalzo di Lumena fuori per Visintin che è libero di scagliare anche questa tripla, che è salito prepotentemente in cattedra dopo un primo tempo abbastanza silenzioso. Prova Colleggiare a rientrare alla difesa, c'è Ferrari accoppiato con Lumena, la finta di attaccare il centro, si gira sul fondo appoggiato a tabellone, Lumena segue il suo stesso rimbalzo, riceve Innocenti che torna dal suo playmaker accoppiato individualmente con Attademo, blocco molto alto di Lumena, di Sentina a ribaltare per Pugliatti, fuori per Innocenti, tiro da tre a segno, si sono riscaldate in maniera definitiva, nulla tolgono alla settimana agropolese del numero 8. Fresno sul più 18 con la penetrazione conclusa di mano Mancina, Loro col tiro da tre, si torna Fresno, allora penetrazione centrale, Pugliatti cercando fortuna nell'area pitturata, la palla menzione d'onore per la seconda classificata, ovvero College Basket, c'è ancora tempo, Micheletto e l'assistente, il dirigente Bonotti, nel frattempo tripla di tabella per Visintin, Mattia Digno, tripla di Visintin, 80-59, ci prova College comunque fino in fondo, canestro da tre di Loro, 80-62 alla sua avversaria che come 12 mesi fa si arrende lottando stavolta molto di più di quanto accaduto a Ragusa, ma cedendo in maniera inesorabile di fronte allo strapotere fisico degli uomini di Germano D'Arcangeli, che quindi conquistano e sono campioni d'Italia Under 19 d'eccellenza 2023. Finisce la finalissima, Stella Azzurra batte College Basket Borgomanero 80-62.